Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi ti voglio raccontare questo bellissimo progetto che abbiamo fatto all'Aquila con la collaborazione di Sciuco Italia dell'architetto Pino Bova. Per due nostri cari clienti ai quali ci hanno commissionato altre tre belle case, della quale una puoi vedere già un articolo qui all'interno del blog, in sovraimpressione, e dell'altra che stiamo completando, Marina di Ravenna. Ma veniamo a questo tipo di intervento che era situato all'Aquila, in una zona molto fredda, quindi erano richieste prestazioni termiche molto elevate. Inoltre c'era anche il problema della spinta del vento, perché lì, provincia dell'Aquila, ma Magliano dei Marsi, c'è praticamente un vento sempre molto molto forte e delle vetrate molto molto grandi. In queste vetrate i clienti avevano l'esigenza anche di montare delle zanzariere che volevano che fossero completamente a scomparsa, non a scomparsa normale come tutti le fanno, che poi in realtà si continuano a vedere, e inoltre c'era l'esigenza in molte posizioni di non montare delle schermature solari. Quindi i vetri dovevano sopperire sia al freddo d'inverno ma anche al caldo in estate. Abbiamo iniziato a trovare tutte le risposte a queste esigenze attraverso la consulenza iniziale che abbiamo fatto con il nostro sistema Bisacchi. Sempre con il nostro sistema di lavoro abbiamo trovato poi delle soluzioni che abbiamo proposto sia ai clienti sia all'architetto Pino Bova, e insieme abbiamo trovato veramente delle soluzioni molto molto belle e molto funzionali. La casa è finita dal 2016 e i clienti sono molto contenti. Per gli infissi, quelli più prestazionali, abbiamo scelto una serie della Sciuco in alluminio AWS 90, quindi un serramento molto grande come spessore, molto molto isolato, il massimo della prestazione che si può raggiungere con un infisso in alluminio. E a livello di vetri abbiamo scelto dei vetri da 52 mm di spessore, perché devono tenere molto per la spinta del vento e devono essere anche molto termici. Abbiamo fatto la scelta di usare un vetro selettivo su base extrachiara, quindi un vetro che mi fermava il 35% del calore, ma mi faceva entrare il 70% della luce. Questo perché di fuori non c'erano delle schermature. Poi, quando abbiamo progettato i controtelai in materiale termico, abbiamo anche trovato un sistema per poter incassare completamente all'interno le zanzariere. Questo è stato praticamente il primo cantiere dove veramente abbiamo fatto delle grandi cose. Oltre i 4 metri di zanzariere incassate completamente a scomparsa, dove non si vede nemmeno la bara maniglia, e che potessero resistere a una spinta del vento così elevata, perché là è una zona che veramente soffre forte, sono risultati che ci hanno dato anche un pochettino d'orgoglio, ma le puoi vedere poi nelle foto qui allegate al video. E un'altra cosa molto importante è la posa in opera di queste vetrate, che è stata affidata alle stesse persone, gli stessi nostri tecnici, che sono quelli che producono le vetrate in officina e poi le vanno a posare in cantiere. Nello specifico abbiamo degli scorrevoli alzanti di grandissime dimensioni, poi abbiamo degli infissi a battente ad alta prestazione, AWS 90, poi abbiamo una pensilina in vetro come elemento architettonico molto bello. Abbiamo una facciata continua, quindi con un vetro strutturale nella zona bagni e camera da letto, nella quale abbiamo creato un imbotte esterno voluto dall'architetto Pino Bova e anche molto bello in acciaio inox. Poi abbiamo fatto una serie di ingressi veramente belli, con delle porte blindate, con dei fianchi crocifissi, con tutti i telai completamente a scomparsa, con le cerniere a scomparsa. E non te ne sto a descrivere tanto, perché tanto comunque le vedi qui nelle foto, e le foto rendono più di 1000 parole. Tutta la casa è comandata con la domotica, quindi abbiamo delle persiane scorrevoli motorizzate integrate e nascoste nella bogeria del muro. Abbiamo le porte che sono tutte completamente apribili, si può anche visualizzare lo stato della porta a distanza, perché il nostro cliente è un cliente che gira in varie zone dell'Italia e ha diverse case, quindi per lui è necessario, ad esempio, se io vado là a fargli la manutenzione, che lui dal suo telefono mi può aprire la porta anche se si trova in un altro paese, in un altro stato. E come ti ho detto, i lavori sono finiti nel 2016, la casa attualmente è vissuta in vari periodi dell'anno e i clienti sono molto contenti del risultato. E per questioni di privacy non posso rivelare i nomi dei miei clienti. Ma se hai bisogno di vetrate di grandi dimensioni,
di soluzioni prestigiose di design come quelle che vedi all'interno di questa ristrutturazione, allora non puoi fare altro che contattarci su www.bisacchi.it, compilare il form e chiedere la nostra consulenza. Detto questo, se ti è piaciuto il video, metti mi piace, segui il canale, attiva le notifiche. Ciao, al prossimo video!